La notizia ormai è di alcuni giorni, la Cluentina è tornata sui suoi passi ed è tornato Pietro Canesin. Dopo le sue dimissioni, la società aveva scelto Daniele Marinelli come allenatore. Poi il ripensamento e così il presidente Massimiliano Marcolini e qualche altro dirigente ha voluto riavere il suo tecnico, esonerando quindi Daniele Marinelli. Con Gianluca Tomassini, direttore sportivo e giocatore, abbiamo voluto parlare di questa vicenda. Dopo le dimissioni di Pietro, diciamo che me ne sono accorto magari solo in questi giorni, si è creata fondamentalmente una spaccatura a livello societario, nel senso che la maggior parte dei dirigenti non erano favorevoli a questo passo di Pietro. Io ero uno dei pochi favorevoli, eravamo, diciamo, io e Efrem, no, fondamentalmente quelli favorevoli a questo cambio che avrebbe portato qualcosa di meglio, secondo noi. E tutto sommato ci sentiamo anche di aver avuto ragione, perché comunque con Marinelli la squadra stava andando abbastanza bene, quindi diciamo che in 8 partite sono stati fatti 10 punti, che è una media salvezza, quindi noi eravamo anche abbastanza soddisfatti a questo punto di vista. Però nonostante questo percepivo un malumore a livello societario e quindi ho proprio chiesto una riunione per confrontarmi con un po' tutti quanti, quando ho capito che non c'era, diciamo, la fiducia anche in questa scelta che avevo difeso e portato avanti, e che il presidente ha deciso di ricontattare Pietro per sapere se voleva ritornare alla guida della squadra. A quel punto ho capito che non aveva più senso rimanere lì. Io non ho condiviso questa scelta, più che altro nel mandare via un allenatore che stava facendo più punti una media punti più alta di quella che aveva Pietro. Tutto qua, diciamo, mi è Allora, sembrata un po' assurda questa decisione. però lui stesso aveva detto faccio un passo indietro per dare una scossa all'ambiente, se non vado errato erano queste le sue dichiarazioni. E quindi questo diciamo ritornare sui suoi passi del mister, tu come l'hai presa? Appunto, l'ho presa con 4 dimissioni, quindi diciamo che è una scelta che non ho condiviso, ma al di là di questo, del condividere o meno la scelta, quando ti rendi conto che non c'hai più la fiducia, diciamo, della società in quello che dici, in quello che pensi, allora ho pensato che forse era il caso che fossi io a fare un passo indietro. Tutto qua, però io adesso siamo partiti, Mario, parlando di quello che è successo in questi ultimi giorni, però io non tralascerei che comunque da quando siamo arrivati alla Cluentina sono stati 3 anni comunque bellissimi, i 3 precedenti anni, perché noi siamo arrivati prendendo una squadra che si era salvata le ultime giornate di prima categoria l'anno prima, e senza grosse risorse il primo anno siamo riusciti a centrare uno storico quinto posto che ci ha permesso di disputare per la prima volta la Cluentina in playoff, e l'anno dopo siamo riusciti a fare ancora meglio, e quando il campionato si è fermato causa Covid 7 giornate al termine, se non sbaglio, quel secondo posto che comunque ci stavamo meritando a solo 3 punti dal Trodica, e ci ha permesso di andare un'altra cosa molto storica per la Cluentina, di trovarci in promozione. E al terzo anno, fondamentalmente, anche ottenere un'ottima salvezza in promozione. Quindi per me sono stati, in 3 anni è stato fatto un capolavoro da parte di tutti, dalla società, dal mister, tutti insieme. Poi purtroppo, siccome non tutte le ciambelle escono col buco, quest'anno per svariati motivi, perché sappiamo tutti che il calcio è condizionato da 1000 fattori, le cose, nonostante un ottimo inizio dove dopo
5 partite chiamavamo 9 punti, però bisogna pure dire che poi dopo nelle successive 15 partite ne abbiamo fatti solamente 8 di punti, quindi evidentemente qualche problema c'era. Gianluca, Tant'è abbiamo dimmi. capito, diciamo, la storia, questo ci fa capire meglio questa situazione, ma tu, il tuo ruolo da giocatore e direttore sportivo è un ruolo un po' delicato, diciamo? Non è una cosa facile. Io mi ricordo che le prime parole, infatti, del presidente, ma che riguardava sicuramente il pensiero anche degli altri dirigenti, erano un po' dubbiosi su questo mio ruolo. Poi, fortunatamente, quando poi i risultati ti danno ragione, hanno capito che comunque sia il mio ruolo era semplicemente quello di mettere avanti a tutti la Fiorentina. Quindi avanti anche all'essere direttore sportivo, avanti anche all'essere giocatore. Quindi mi sono completamente messo a disposizione della società e della squadra per cercare di portare a casa il massimo. Il calcio rischia, a qualunque livello, come hai detto tu, di essere condizionato da tanti fattori, li conosciamo tutti. Quanto Sì. incide però questo fatto di cambiare spesso allenatori? Allora Mario, io se non ho capito male, se la domanda la stai facendo per quanto riguarda la Culentina, io mi sento di dire che comunque la Culentina negli ultimi 15 anni, se non sbaglio, ha fatto, questo è il terzo esonero, quindi penso che una delle società con la percentuale di esonero più bassa di tutte. Poi mi rendo conto che invece storicamente ci sono società, specialmente nel nostro, diciamo, vicinanze, nella regione Marche specialmente, che sono abbastanza storiche, consuete e abitudinarie nel cambiare allenatore alle prime difficoltà. Poi io i motivi non li posso sapere. Io fortunatamente non ho avuto molti esoneri nella mia carriera, nel senso che non ho avuto moltissimi allenatori che sono stati esonerati, però mi rendo conto che ogni volta che si va sulle società più ambiziose, quelle che comunque hanno un brochetto un pochetto più ambizioso, lì tutti sanno che alle prime difficoltà il primo a pagare è sempre l'allenatore, però a volte vengono mandati via, vengono messi fuori rosa anche gli stessi giocatori, per svariati motivi, tante volte per semplice mancanza di cultura calcistica che Certo. purtroppo delle parti nostre Manca. Prima po popola. di parlare del tuo futuro, la Cluentina dovrà affrontare questo turno riposa, poi Aurora Treia e Civitanovese. Ce la farà? Affrontarli ce la farà sicuramente. Poi dopo quanti punti riuscirà a portare a casa, non lo so, però questo all'andata, già con la Civitanovese che veniva da un filotto di vittorie, è finita in pareggio. È una squadra particolare. La Fiorentina quest'anno ha dimostrato di essere molto particolare, comunque di poter fare punti con tutti, ma di poter perdere anche con tutti. Dipende con che atteggiamento riesce a affrontare queste partite. Allora, come abbiamo anticipato, il futuro di Gianluca Tomassini. Il futuro c'è Luca Tomassini e a casa finalmente si può dedicare con più tempo ai quattro figli e c'ho anche un bel giardino, mi piace anche fare il giardiniere, quindi non vi preoccupate per me, No, c'ho le cose da fare. diciamo che fino a giugno puoi fare il giardiniere, poi Esatto, si vedrà. e dopo farò il magazziniere. Grazie Gianluca Tomassini per questa bella chiacchierata. Grazie a te.